Non sono sufficienti gli inasprimenti delle pene o le azioni derivanti dalla giustizia penale per uscire dal tunnel della violenza sulle donne, che ogni 25 novembre traccia bilanci sempre più drammatici in tutto il Paese. Occorre invece intervenire in maniera più incisiva e profonda nelle coscienze collettive. Sono questi i temi cardine emersi dal convegno organizzato dalla Camera Penale di Lucca in collaborazione con il Comune di Viareggio, tema sottolineato anche dall'intervento in videoconferenza della vicepresidente del Senato, la senatrice Anna Rossomando. Aggiungo un dato che ha illustrato la presidente della commissione femminicidio ieri e anche oggi in altri incontri: il 34% dei uomini che commette questi atti di violenza si suicida. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che un tema anche di una pena molto severa, con efficacia dissuasiva, non è all'altezza, non ha questa efficacia dissuasiva, se addirittura si arriva a togliersi la vita. Ecco che quindi va messa ogni energia per investire su un cambiamento di comune sentire della nostra comunità e della nostra società. Presenti in sala anche il prefetto, il sindaco del Ghingaro, il presidente del Tribunale di Lucca, Gerardo Boragine, e il procuratore Domenico Manzione. Anche secondo Manzione, ferma restando la fondamentale revisione delle normative sulla materia che sta approdando al Consiglio dei Ministri in questi giorni, è necessario un cambio di mentalità anche da parte delle donne per incentivare la denuncia di ogni episodio violento. Penso però che ci sia bisogno di una serie complessiva di iniziative e credo che dovremmo probabilmente investire in termini temporali più lunghi su aspetti culturali che non riguardano solo le persone di sesso maschile, ma anche quelle di sesso femminile, perché uno dei dati che spaventa di più è legato al numero di denunce che pervengono, che sono una minima parte rispetto alle violenze che vengono consumate nei confronti delle donne. Quindi c'è bisogno di rimeditare da un punto di vista culturale il rapporto tra i due sessi in maniera tale che ci sia maggiore consapevolezza di certe cose anche da parte delle donne.